Ok, primo video per lo stretching dei quadricipiti e per prevenire e curare il ginocchio saltatore. Allora, questo tipo di video non so se vi piacerà. Proviamo. Allora, tenere bene il piede e spingere con bacino in avanti. Una parte come me può farlo qualche cosa più comodo. Un altro esercizio è quello di tenere la posizione a squat profondo per un po' sporto dopo l'elemento che togli la tensione su quelle cipite. Il prossimo esercizio è utile soprattutto per chi ha problemi di gambe storte e che gli causa il disallineamento, gli causa dolori sulla parte esterna delle gambe. È per gli adduttori ed è praticamente una spaccata. Da qua mi tengo e mi abbasso pian piano. Mi tengo con le mani, che non si vede che fa. Ok. E poi mi tengo, pian piano scendo. Invece è un salta fisicamente un piede che utilizza maggiormente glutei, cibi femorali, quindi bisogna andare ad allungare la scintilla posteriore, i piedi sono facilissimi, tipo i piedi e tocco le punte. Tutto qua, il prossimo esercizio è per abduttori e parte del gluteo, che in questo modo allungando qua tiro via la tensione sulla parte del ginocchio. Quindi inclino da qua in questa posizione e vado avanti, sento tirare in modo sento tirare in bestia su questo, ma davvero tanto tanto. In questo momento il dolore è concentrato tutto qua, ma pesante. Piano e vado in avanti. Oh, che prima. Questa è la vecchiaia, è la vecchiaia. È il rito straclassico per il quadricipite. Prendo, lo faccio con due mani, equilibrio, ginocchio contro ginocchio e spingo bacino in avanti. Scendo un po' quasi contro il muro, ho tolto le calze perché sono figo, dietro e scendo avanti, anche questo pensato a un piede. Il primo video di stretch infinito, se vi è piaciuto il video scrivetelo nei commenti e se no vabbè, facile.